cavalli che vanno in partenza con l'errore di Rushmore DVM. Sono partiti Rio di Mazval, che è all'esterno New Dream Rex, poi più a largo Olimpia Panli, sotto è partita benissimo Odil Room. Rio di Mazval, Marcello Di Nicola che guida all'esterno New Dream Rex, che adesso va a spingere mentre Rio di Mazval è al comando. New Dream Rex vorrebbe via libera, alla fine Marcello Di Nicola decide che è meglio farsi sopravanzare. È scivolata bene, terza in corda Odil Room, dopo partenza felicissima in schiena Rio di Mazval, con al lato dietro Olimpia Pan che si è accodata dietro, e poi adesso Primavera S che inizia la risalita seguita come un'ombra da Rosellina. 26.8 comunque per i primi 400, i 600 vanno via in 43, piccolo rallentamento, sposta anche Olimpia Pan per anticipare l'avanzata di Primavera S, con Basile che al comando tranquillo con New Dream Rex si gira a destra per vedere l'avanzata della favorita. 57.8 per i primi 800 di gara, e adesso New Dream Rex, Rio di Mazval dietro all'esterno Primavera che va in pressione su New Dream Rex che sembra appannato, e così sbaglia Rio di Mazval, e così al comando scivola Primavera S, all'esterno avanza Olimpia Pan, mentre avanza anche Rosellina. Primavera S è passata sul burro con un parziale in 14.6, adesso deve soltanto trottare sin sul traguardo in spinta, perché Olimpia Pan non sembra una minaccia. Rosellina che avanza all'esterno, ma anche lei fa fatica, dietro Odil Room con Primavera S con una curva in 14.5 è in vantaggio, adesso deve resistere Primavera S che vede il palo e lo trova, va a vincere Primavera nei confronti di Olimpia Pan e poi Odil Room. 1.13.1 la vittoria per Primavera S con Davide Cangiano, cavalla straordinaria questa Primavera S, anche oggi a segno, tre corse, due vittorie e un secondo posto, va a vincere a quota di 2,98, 2,7 e poi al terzo posto il numero 9 per la settima del San Paolo. 1,13,1 è tutto.